Questo è il processo per il massacro di una bambina di 15 anni, non alle lacrime di plastica di Sabrina e Michele o al silenzio di Cosima. Il PM Mariano Buccoliero ha aperto con queste parole la sua requisitoria al processo per l'omicidio della quindicenne Diavetrana Saraskazzi, avvenuto il 26 agosto 2010. Sono accusate del delitto la cugina della vittima, Sabrina Misseri, e sua zia Cosima Serrano. Michele Misseri, zio di Sara, risponde di concorso in soppressione di cadavere. Michele, secondo il PM, avrebbe rotto un patto familiare scellerato. Non avrebbe mai potuto uccidere Sara per una serie di fatti temporali, testimonianze e perizie dei ROS. E fra l'altro, un padre non accuserebbe mai la figlia di omicidio se ciò gli fosse stato semplicemente suggerito dal suo legale o dalla consulente criminologa. Buccoliero ha sostenuto in aula che questo è il processo di Sabrina Misseri, spiegandone le motivazioni. Sì, siamo a primo piano del Tribunale di Taranto, davanti all'Aula Alessandrini, dove si sta tenendo il processo su Saraskazzi. Siamo in compagnia della giornalista Filomena Rorro di Rai 2, I Fatti Vostri, ho detto bene, alla quale chiediamo appunto una descrizione del clima, perché abbiamo visto che c'è tanto movimento e tanto interesse. Sì, c'è tanto movimento e tanto interesse da sempre, devo dire, ormai da quasi 3 anni, da 2 anni e mezzo, perché la vicenda di Saraskazzi veramente ha turbato l'opinione, le nostre coscienze, non solo di noi giornalisti, ma le coscienze di tutti gli italiani. Quindi adesso, certamente oggi, sono cominciate le requisitorie, quindi siamo nella fase finale. Ma è tutto sano questo interesse o c'è qualcosa di patologico in questo voyeurismo? Cioè noi lo facciamo davvero per sapere il male dove può annidarsi? Io non credo che sia solo voyeurismo, che comunque in questi processi, in questi omicidi così efferati ed eclatanti, comunque c'è anche una dose, no? Ma io penso più che altro che la gente si identifichi, perché noi stiamo parlando di una bambina di 15 anni ammazzata per mano dei suoi stessi familiari, quindi c'è molta rabbia e c'è molta voglia di sapere la verità, perché come abbiamo visto è un po' un balletto, no? È un po' giocare quasi al rimpallo, insomma. Ma l'impressione non è che gli attori di questa tragedia stiano un po' marciando anche sulle lentezze della macchina della giustizia? Ma io questo non lo so, se loro lo fanno per questo, perché comunque ci sono tutti i tempi, quindi insomma è un po' battersi contro i mulini a vento, perché ci sono tutti i tempi perché si arrivi a una sentenza prima della scadenza dei termini di custodia cautelare. Io credo semplicemente che loro hanno cominciato a mentire, insomma, un po' tutti e tre fin dall'inizio, quindi penso che sarà molto difficile che loro confessino. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi.